E come sempre chiudiamo l'ampia pagina sul festival con immagini che ci riportano al suo passato. Oggi vi proponiamo per quella volta che, quando nel 1982 esordì un giovanissimo Vasco Rossi a Sanremo. Sentiamo Laura Gialli. Amici, al Festival di Sanremo, Vasco Rossi! Vado al massimo, vado con fede. Ha una musica irriverente come il suo look, quella che Vasco Rossi porta a Sanremo giusto 40 anni fa. Vuole stupire, ci riesce. La sua Vado al massimo fa discutere, soprattutto per il voler essere replica sferzante al giornalista Nanta Salvalaggio, che lo accusava di essere cattivo esempio per i giovani. Come quel tale, quel tale, che scrive sul giornale. Il playback irrigidì un'esibizione che lo portò sì in finale, ma lo vide classificarsi ultimo. Un risultato che, più che turbare, mise il turbo a Vasco, facendolo conoscere al grande pubblico. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei film. E così l'anno dopo ritornò a Sanremo, con la sua vita spericolata, inno generazionale che lo consegna al mito. Poi si trova.